Gli addetti dei laboratori di analisi che rischiano il posto di lavoro a causa del decreto regionale che prevede la trasformazione delle strutture sottosoglia in semplici sedi di prelievo sono scesi in piazza questa mattina e hanno protestato davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Un modello di riorganizzazione con la creazione di un laboratorio centralizzato, cui riservare la sola attività analitica. Questo prevede la vertenza regionale. Una soluzione miope e semplicistica, secondo gli organizzatori della manifestazione, Filcam CGL e Federbiologi. Ascoltiamo ai nostri microfoni Elisabetta Argenziano, presidente Federbiologi. Il percorso che abbiamo seguito dal punto di vista sindacale ha unito tre categorie importanti nel settore del laboratorio di analisi: i titolari dei laboratori, i fornitori e i dipendenti dei laboratori. Diciamo che i dipendenti vengono messi per primi, i dipendenti, i titolari dei laboratori, e poi oggi abbiamo la fortuna di avere anche un giovane laureato in biologia, proprio per far capire che con questo sistema che asfalta completamente l'attività laboratoristica della Regione Campania saranno completamente annullate tutte le linee formative che poi porteranno al laboratorio. E questa per noi è una cosa importante, perché si tratta del futuro. Quale futuro avranno questi giovani biologi? Noi dobbiamo dire. La Regione Campania è ormai un motivo trito e ritrito, è la terza manifestazione che noi facciamo, continueremo ancora e domani scade il decreto 17. C'è una situazione di stagnazione che è veramente allucinante. Assistiamo a dichiarazioni del commissario del commissario per la sanità che sono sconcertanti. 3.000 persone non valgono niente, professionisti che non valgono niente, pazienti che non valgono niente. È una cosa veramente gravissima.